E vediamo un po' che riusciamo a fare, dai, via. Buono che ne abbiamo tre al posto di due, cioè ne dovevamo avere due a questo punto. Ottimo, ottimo, ottimo. Praticamente killiamo tutto appena lo spawn. Appena spawn killiamo tutto. I dead di Longlegs. Ah, ecco, ci stanno aiutando. Appena spawna. Affanculo. Il dead bird, lo sapevo che era un'ottima idea. Ok, non riuscire a spawnare niente, è bello. Dai, siamo messi bene. Non vedo. Ok. Si è arrabbiato? Dai, che passiamo in seconda fase. Dai. Ah, cazzo, le ragnetti. Calma. Che c'è nei quattro angoli. Ma perché non lo prendiamo? Cazzo, ho sbagliato io. Na 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 na. Ok, così lo prendiamo. Beh, sono scemo. L'ho rifatto. Ah, ecco, con range non ci arriviamo da una parte all'altra della stanza, ecco. Non ci avevo fatto caso. Dai, che è andato. GG. Data anche questa, guys. Anche Lilith è caduta. Uff. Dai. Ne è andata un'altra. Sì, kebab, faccio un'altra grida, tranquillo.
Grazie guys. Vi lagga? Pyromaniac è fantastico, Kidoru, non prendi un cazzo di danno da Ultra Grid. Proprio quando è stato l'altra sera ci capitò e fantastico, veramente fantastico. Che ti ripeto, Ultra Grid facendo tutti i danni da esplosione e tu essendo immune all'esplosione, vabbè che addirittura ti curi, cioè non prendi danno, è bello perché vieni sballottolato da una parte all'altra della stanza per le esplosioni, però non prendi danno. L'unica cosa che ti possono danneggiare, anzi no, non sono, neanche i raggi laser ti danneggiano perché pure quelli sono contati come esplosioni se non erro, o una cosa del genere, non mi ricordo bene. Oh Barone, buonasera, benvenuto. Oh Nicola, ciao bella, e quando sei arrivato? Non ti ho proprio visto. Tieni la mucchetta. I vizi. Vero Nicola,